Yo Wheelers, buah a tutti e bentornati sul canale. Come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. È da un po' di tempo che non vedete questo faccione sul canale, tanto meglio probabilmente. Siamo qui per quello che vi avevo promesso come video al termine della stagione 2021 di Formula 1. Siamo qui per la mia classifica personale, piloti e costruttori di questa stagione appena terminata, stagione incredibile di Formula 1. Non poteva mancare questo episodio. Sapete che ho avuto problemi con la mia fotocamera, ancora oggi non è neanche in assistenza, quindi mi sono dovuto arrangiare registrando con il mio cellulare, con il mio telefono cellulare. Spero che la qualità sia perlomeno decente per potervi fornire quelle che sono le mie opinioni, i miei pareri della stagione appena terminata. Non perdiamo altro tempo, naturalmente vi chiedo al termine del video, se questo video vi sarà piaciuto, se siete d'accordo con le mie opinioni, di lasciare un like, commentate qui sotto facendomi sapere le vostre opinioni, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Detto questo, iniziamo con questo video, iniziamo con la classifica costruttori partendo dal fondo. Per me l'ultima posizione di questa stagione la merita assolutamente l'Aston Martin, che partiva con delle aspettative molto più elevate. Ci aspettavamo un Aston Martin che grazie alla collaborazione con Mercedes sarebbe riuscita a lottare per il terzo o quarto posto vista l'ultima stagione, e in realtà non è riuscita mai a lottare per quelle posizioni, perché non si capisce se è stata la gestione della scuderia, se il progetto in realtà non è andato come volevano. Avevano in mano il progetto della Mercedes 2020, che è stata una macchina che ha dominato. Evidentemente gli aggiornamenti che sono arrivati non sono stati buoni. Hanno messo sotto contratto un 4 volte campione del mondo come Sebastian Vettel, ma hanno conquistato, se non sbaglio, un solo podio con lui, anche se probabilmente uno è stato annullato, eliminato post gara. Probabilmente il podio conquistato in Ungheria, se non sbaglio, è stato poi cancellato. Ora non ricordo di preciso, comunque sicuramente le aspettative per Aston Martin erano molto più elevate per questo decima piazza. In nona piazza ovviamente la Haas, semplicemente perché le aspettative non erano assolutamente elevate per la Haas, però è stata sempre in fondo alla classifica. Lottavano solo tra di loro i due piloti, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, per questo non posso dare un voto superiore. Sapevamo comunque che la Haas avrebbe prestissimo fermato lo sviluppo per questa stagione per concentrarsi sulla nuova era, sul 2022, quindi le aspettative non erano alte, ma i risultati sono stati veramente di bassissimo livello, quindi nona piazza per la Haas. Ottava piazza per Alfa Romeo, semplicemente perché le aspettative erano più elevate rispetto a quello che concretamente poi si è visto in pista. Pochi punti conquistati dall'Alfa Romeo, ma soprattutto un atteggiamento nei confronti di Antonio Giovinazzi che assolutamente non meritava, perché Giovinazzi ha più volte dimostrato di avere un passo migliore rispetto a quello di Kimi Raikkonen. È stato trattato molto male, ingiustamente, soprattutto perché Antonio Giovinazzi non ha mai avuto dei comportamenti fuori dalle righe, è sempre stato molto corretto ed è stato trattato male, soprattutto nella gara del Messico in cui, se non sbaglio, è proprio nella gara del Messico in cui abbiamo sentito il famoso team radio in cui sostanzialmente il suo ingegnere di pista gli ha ordinato di starsi zitto. Ed è un comportamento, oltre che sbagliato da parte della scuderia, molto molto maleducato per quanto mi riguarda, per quanto io penso. In settima piazza la Williams. Williams che secondo me per la prima parte di stagione si sarebbe meritata addirittura un posto sul podio di questa classifica, ma a partire da metà stagione, più o meno da quando George Russell ha annunciato, è stato annunciato il passaggio di George Russell in Mercedes per la nuova stagione, la Williams ha avuto un crollo, probabilmente sia dovuto a mancati sviluppi, si sono concentrati anche loro sulla stagione 2022, ma probabilmente anche perché George Russell ha perso in parte quelle che erano le motivazioni per la scuderia, che non sarebbe stata più scuderia alla fine della stagione. Peccato, perché nella prima parte di stagione gli sviluppi si sono visti, sono stati molto importanti. Addirittura Russell è riuscito a conquistare un podio, un secondo posto nella gara farsa di Spa, ma anche Latifi è riuscito a conquistare svariati punti. E Latifi, che secondo me è un pilota semplicemente sufficiente, ha dimostrato in questo caso che la Williams aveva trovato numerosi aggiornamenti per la nuova stagione. In sesta piazza la Alpine, per il quale mi aspettavo un balzo in classifica più importante,
lottare anche lei per terzo o quarto posto? È vero, forse per me dovrebbero tutte lottare per il terzo o quarto posto, però sicuramente l'Alpine mi aspettavo che potesse lottare un po' di più per quelle posizioni, magari insieme a McLaren e a Ferrari, riaccendendo lotte che sono storiche nella Formula 1. Però c'è da dire che hanno comunque conquistato una vittoria con Esteban Ocon nel Gran Premio caotico d'Ungheria. E questo è un punto a loro favore, soprattutto Alonso, con l'arrivo di Alonso hanno comunque un buon progetto, un pilota dalla grandissima esperienza che gli aiuterà anche nello sviluppo della vettura del 2022, quindi ci aspettiamo qualcosa di più dall'Alpine anche per la prossima stagione. In quinta piazza McLaren che ha fatto un passo indietro rispetto all'ultima stagione, ha iniziato la stagione alla grande, sembrava riuscire a confermare tranquillamente la terza piazza e poter lottare costantemente per dei podi, soprattutto con un Lando Norris che sta crescendo in maniera esponenziale, però poi nella seconda parte di stagione, dopo l'unico 1-2 che si è visto nella stagione 2021, quello di Monza con la vittoria di Ricciardo davanti al compagno di squadra Lando Norris, la McLaren ha avuto un calo e è coinciso con una grande ascesa della Ferrari e ciò li ha portati a conquistare alla fine solo il quarto posto nella classifica costruttori, quindi perso una posizione e io non posso che piazzarli in quinta piazza in questa classifica. Perché in quarta piazza voglio piazzare un Alfa Tauri che secondo me nelle ultime stagioni sta facendo un grandissimo lavoro, perché costantemente stanno andando a lottare, non dico per i podi, ma per posizioni a punti importanti, soprattutto con un pilota che è cresciuto tantissimo, Pierre Gasly, con un rookie che secondo me ha buone potenzialità ma deve assolutamente crescere, come Yuki Tsunoda, però l'Alfa Tauri ha fatto un passo avanti e ogni stagione fa dei passi avanti importanti. Nella scorsa stagione vittoria a Monza, in un altro Gran Premio caotico, in questa stagione podio conquistato da Gasly, non ricordo ora di preciso la gara, ma voglio premiare una scuderia italiana di Faenza che sta veramente crescendo tantissimo nelle ultime stagioni. Quindi quarto posto per l'Alfa Tauri. Sul podio, ultima posizione sul podio per ovviamente la Ferrari. Ferrari che sapeva di non poter fare peggio della scorsa stagione, un sesto posto nella classifica costruttori era veramente un brutto piazzamento per una scuderia storica come quella del cavallino rampante, e in questa stagione hanno iniziato subito in grande crescita perché si è visto il miglioramento nella vettura, soprattutto dal punto di vista telaistico e aerodinamico. E nella prima parte di stagione erano tranquillamente in lotta per il quarto posto nel mondiale, leggermente dietro rispetto alla McLaren, soprattutto alla McLaren di Lando Norris, ma si sono visti i miglioramenti rispetto alla scorsa stagione in cui era molto difficile addirittura arrivare a punti. Poi, pian piano, da metà stagione in poi, aggiornamenti soprattutto alla Power Unit che hanno rivoluzionato anche, diciamo, la stagione 2021 della Ferrari, che è balzata avanti. Non ha mai praticamente lottato per il podio, ha lottato per una vittoria in quel di Silverstone che Charles Leclerc avrebbe meritato. Tanti podi comunque per Carlos Sainz, se non sbaglio 3 podi per Carlos Sainz in questa stagione, però la lotta era sostanzialmente più per la quarta, quinta piazza, ma grosso, grosso miglioramento perché era costantemente davanti a McLaren, quindi grande miglioramento, forse anche più di quello che ci si aspettava per Ferrari, e questo è un buon segnale per la nuova stagione. Hanno trovato una coppia piloti che si spinge a vicenda, un Carlos Sainz che secondo me è un pilota dalla costanza incredibile, è uno dei piloti più sottovalutati della griglia, quindi ottimo acquisto da parte di Ferrari e si spera in bene per la nuova stagione. Seconda piazza, Mercedes. Probabilmente a sorpresa, perché comunque Mercedes ha vinto il campionato costruttori, però non è stata costante come nelle ultime stagioni. Ci si aspettava probabilmente non un dominio, ma comunque di riuscire a vincere tranquillamente il campionato costruttori, e così non è stato. Nelle prime fasi è mancato Sergio Perez in parte alla Red Bull, e questo gli ha aiutati, perché avrebbe rischiato di perdere anche il campionato costruttori. Mercedes che nella prima parte di stagione ha sofferto tanto, soprattutto la Red Bull di Max Verstappen, che è una vettura appunto costruita sull'olandese. Poi nella seconda parte di stagione ha trovato i giusti aggiornamenti, soprattutto nel lato Power Unit. Mercedes che è riuscita con un balzo in avanti a permettere a Lewis Hamilton di lottare fino all'ultima gara nel campionato piloti, questo è sicuramente un punto a favore della scuderia tedesca, però gli è mancato qualcosa in termini di costanza, quindi per questo, per un nulla, la piazza al secondo posto. Conseguentemente, primo posto per Red Bull, che è stata probabilmente nell'era ibrida
l'unica scuderia in grado di lottare per un titolo nei confronti di Mercedes. Ha dato la possibilità a Max Verstappen di vincere il campionato piloti, grazie anche sicuramente alla spinta da parte di Honda, che nell'ultima stagione di presenza sostanziale in Formula 1 è riuscita a spingere sul proprio motore, a dare un motore molto importante alla Red Bull e all'Alfa Tauri di conseguenza. E per questo voglio dare il merito a Red Bull, che nonostante non abbia vinto il campionato costruttori, voglio dare il merito a Red Bull di essere riuscite in parte a interrompere il dominio di Mercedes. Quindi primo posto per Red Bull Racing. Con questo abbiamo terminato la classifica costruttori, possiamo quindi passare alla classifica piloti. Iniziamo la classifica piloti, come per la classifica costruttori partiamo dal basso, ultima posizione per Nikita Mazepin. Lo sapete, non adoro Nikita Mazepin, penso che sia lì soprattutto per i soldi del padre, in tanti lo pensano, troppi errori. Anche dei momenti in cui sinceramente mi è dispiaciuto, perché ha dimostrato comunque che si sta impegnando, ma secondo me non c'è la qualità per poter rimanere in Formula 1. Il momento di cui parlo naturalmente è nella qualifica del Brasile, ma in tutta la stagione ha particolarmente subito la lotta nei confronti di Mick Schumacher, che è stato la maggior parte delle volte avanti rispetto al compagno di squadra russo. Quindi per me Nikita Mazepin non ha al momento dimostrato di poter stare in Formula 1. Per questo, ultima e ventesima posizione per Nikita Mazepin. In penultima, diciannovesima, secondo me la più grande delusione di questa stagione, ossia Daniel Ricciardo. Strano vedere un pilota che è riuscito a vincere una gara così in basso in questa classifica, però Ricciardo, così come Mazepin, ha subito per tutta la stagione il compagno di squadra. Un Lando Norris che è in crescita esponenziale, però ci si aspettava un Ricciardo che prendesse in mano le redini della scuderia, invece le redini della scuderia le ha prese in mano Lando Norris. E un Daniel Ricciardo con questa qualità, con queste prestazioni, secondo me non fa il bene della McLaren, nonostante sia riuscito a vincere la gara di Monza. Ricciardo si è galvanizzato sicuramente della sua posizione in griglia, è riuscito subito a prendere la posizione e soprattutto è stato aiutato da una vettura che era velocissima sul dritto. Altrimenti difficilmente sarebbe riuscito a vincere quella gara. Sono stato personalmente felicissimo che la vincesse lui, perché mi mancava una vittoria di Daniel Ricciardo, lo trovo un pilota simpaticissimo, però per quanto riguarda le prestazioni in questa stagione non mi è piaciuto per nulla, mi ha deluso tantissimo. Quindi penultima e diciannovesima posizione per Daniel Ricciardo. In diciottesima un'altra parziale delusione, Sebastian Vettel. Vettel che è riuscito a conquistare un podio, due di cui uno tolto post gara per una squalifica, se non mi sbaglio, sto andando molto a memoria, ma da Sebastian Vettel ugualmente ci si aspettava che potesse prendere in mano le redini della scuderia. In certe occasioni l'ha fatto, per questo comunque lo metto un gradino sopra rispetto a Daniel Ricciardo, però ci si aspettava forse un dominio nei confronti del compagno di squadra Lance Stroll. Non lo ha dimostrato durante tutta la stagione, ha dimostrato di essere naturalmente più veloce del compagno di squadra, che deve anche migliorare in fatto di esperienza, però il 4 volte campione del mondo, dal 4 volte campione del mondo ci si aspetta molto molto di più per riportare l'Aston Martin, o portare l'Aston Martin a quei livelli che ci si aspetta, soprattutto per il progetto che si ha in Aston Martin. Vettel lo adoro, personalmente lo odiavo sportivamente parlando quando era in Red Bull, ho cominciato ad adorarlo naturalmente quando è arrivato in Ferrari, ora lo adoro ancora di più per la persona che è, perché è simpaticissimo, ma soprattutto si vede che è una persona che non è interessata ai social, al mondo odierno, è molto vecchio stile, ma si impegna tantissimo in tante cause. Basti pensare a come è stato fotografato in quel di Silverstone, dove dopo la gara si è fermato per ripulire gli spalti, per ripulire la pista, dopo che naturalmente i tifosi hanno comunque lasciato in parte rifiuti, sporco, eccetera. E lui, pagato milioni, si è fermato e non si è sostanzialmente fatto fotografare, ma è stato beccato nel compiere questi atti, e non sono gli unici atti di valore in cui abbiamo visto Sebastian Vettel. Quindi personalmente è al terz'ultimo posto, 18° di questa classifica, ma umanamente parlando lo metterei al primo posto tra i piloti, senza batter ciglio, assolutamente.
In 17esima piazza, piazzo Yuki Tsunoda, scusate il gioco di parole. Yuki Tsunoda che secondo me è un rookie dal sicuro valore, però deve dimostrare tanto, perché è partito fortissimo, poi durante la stagione tantissimi errori e poi nell'ultima gara ha terminato con un grandissimo quarto posto, con un grande sorpasso ai danni di Valtteri Bottas. E Yuki Tsunoda ha talento, ma deve crescere tantissimo. Questa è una stagione in cui, se dovessi dare il premio di Rookie of the Year, non sarei sicuro di chi scegliere, perché comunque sono stati tutti parzialmente mediocri nella lotta, e Yuki Tsunoda è stato uno di quelli. Sicuramente all'Alfa Tauri serve un altro tipo di pilota, un pilota con più esperienza, con le qualità di Yuki Tsunoda, ma che dimostri più esperienza durante le gare. E secondo me Yuki Tsunoda ha tanto da imparare in questo frangente da Pierre Gasly. In 16esima piazza abbiamo il canadese della Williams, Nicolas Latifi, che sapete già, non adoro Nicolas Latifi, lo trovo un pilota semplicemente sufficiente, l'ho detto anche durante la classifica costruttori, però in questa stagione ha fatto vedere qualche lampo migliore, è riuscito a conquistare i primi punti, settimo posto se non sbaglio, e non ricordo attualmente in che gara è riuscito a conquistarla, a conquistare questa posizione. Ha subito soprattutto nella prima parte della stagione dal compagno di squadra, ci sono state delle gare in cui è riuscito a difendersi di più, però ha subito il talento di un pilota che secondo me è di un altro pianeta. George Russell andrà a lottare per i campionati del mondo in Mercedes, lo ha subito tanto. Nella seconda parte di stagione è riuscito a difendersi, però secondo me George Russell aveva già perso molta motivazione, molta della motivazione che lo ha contraddistinto nella prima parte di stagione. Nella prossima stagione Latifi avrà come compagno di squadra Alexander Albon, e secondo me potrebbe essere una lotta più interessante all'interno della scuderia. Quindi 16esima piazza per Nicolas Latifi. In 15esima posizione Mick Schumacher. Poco fa ho detto che nella lotta rookie non sarei convinto di chi scegliere, probabilmente sceglierei Mick Schumacher, che se non sbaglio è proprio colui che ha vinto il premio di Rookie of the Year. Ora non ricordo precisamente, non prendetemi in parola, sto andando, come detto, molto a memoria. Mick Schumacher che si merita una posizione, diciamolo, un po' più elevata, semplicemente perché nella lotta interna ha costantemente battuto il compagno di squadra, e questo era il suo obiettivo durante la stagione. Tanti errori in cui quindi ha dimostrato che deve crescere tanto a livello di esperienza, una vettura che sicuramente era difficilissima da guidare perché si vedeva la difficoltà a cui erano sottoposti i piloti della Haas, però Mick Schumacher per quello che doveva fare ha fatto decisamente un buon lavoro nella sua prima stagione in Haas, sperando che nella nuova stagione la scuderia di Mick Schumacher, appunto la scuderia americana, riesca a migliorare e a consentirgli di avere una vettura un po' più performante per poter lottare magari più costantemente per i punti. Quindi Mick Schumacher in 15esima piazza. In 14esima piazza Lance Stroll. Lance Stroll che nonostante naturalmente sia finito un po' più in basso rispetto al compagno di squadra in classifica, lo piazzo una posizione un po' più elevata, perché secondo me Lance Stroll pian piano sta crescendo. Stroll lo accomuno molto a Latifi per quanto riguarda ciò che pensavo nelle prime stagioni. Lance Stroll pensavo che fosse lì maggiormente per i soldi, invece pian piano sta migliorando, sta acquisendo esperienza e sta facendo vedere delle buone qualità. Quindi speriamo che pian piano possa crescere, possa dare man forte al suo compagno di squadra per permettere alla Aston Martin di riportarsi in lotta magari per la terza o quarta piazza. Spero naturalmente che la Ferrari sia in lotta per il mondiale, per questo spero che la Aston Martin sia in lotta per la terza piazza. Però Lance Stroll ha comunque portato a termine una buona stagione e sta pian piano crescendo, quindi gli ho voluto concedere una posizione più elevata rispetto a quella del compagno di squadra. 14esima piazza per l'altro canadese della Aston Martin, Lance Stroll. In 13esima Kimi Raikkonen. Ultima stagione per Kimi Raikkonen. Lo piazzo così in basso probabilmente per il mio sentimento nei confronti di Kimi Raikkonen, che è un pilota simpatico, molto simpatico per la sua personalità. Lo avrei piazzato più in alto, però per la stagione che ha portato a termine, secondo me non poteva meritare una posizione più elevata. Ha portato qualche punto all'Alfa Romeo, una scuderia molto molto in difficoltà in questa stagione, però
dei punti sono, li ha trovati anche grazie al trattamento che l'Alfa Romeo ha riservato al compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Raikkonen soprattutto in qualifica ha subito questa stagione, bisogna dirlo. E probabilmente ha ragione, perché essendo la sua ultima stagione le motivazioni erano quelle che erano, molto molto basse. Quindi non lo sto scusando, ma lo sto in parte giustificando, però non potevo dargli una posizione più elevata. Ultima stagione, mi dispiace sinceramente perché Raikkonen lo vorrei vedere altri 20-30 anni in Formula 1, ma ha fatto ormai il suo tempo, probabilmente lo aveva già fatto in Ferrari a suo tempo, quindi giusto così, giusto il suo ritiro, perché le motivazoni erano in calo netto, quindi Kimi Raikkonen in 13ª piazza. Una posizione più in alto, il suo compagno di squadra, Antonio Giovinazzi. La lotta è stata serrata tra i due. Giovinazzi che, come detto, già per Kimi Raikkonen, lo ha battuto spesso, soprattutto in qualifica, in gara è stato trattato piuttosto male, per questo gli ho voluto dare una posizione più elevata in classifica. Antonio Giovinazzi che secondo me ha dimostrato molto più di altri piloti di meritare un posto in Formula 1, perché è cresciuto tanto, molta più esperienza, soprattutto una capacità nelle partenze incredibili, perché guadagna posizioni su posizioni nelle prime fasi, la giusta dose di aggressività con la giusta dose di cautela che gli permettono di guadagnare tante posizioni. Secondo me avrebbe potuto avere molti più punti in classifica se fosse stato trattato meglio, soprattutto nella gara già citata in precedenza del Messico, avrebbe meritato un trattamento assolutamente migliore. Mi dispiace non vederlo in Formula 1, spero che sia solo l'inizio di una carriera che magari lo possa rivedere in Formula 1 più avanti, anche se l'età naturalmente anche per il nostro italiano avanza. Quindi 12ª piazza per Antonio Giovinazzi. 11ª piazza per un'altra delusione, l'ho messo più avanti perché comunque è riuscito a dare man forte al compagno di squadra per la lotta costruttori, Valtteri Bottas. È riuscito alla fine a vincere una gara nella sua ultima stagione in Mercedes, dalla prossima sarà in Alfa Romeo al posto di Kimi Raikkonen, quindi un finlandese dà spazio ad un altro finlandese, ma Valtteri Bottas è stato anche in questa stagione una delusione perché ha dimostrato comunque di avere tante carenze come pilota, soprattutto nella fase difensiva, perché sarebbe servito molto di più a Lewis Hamilton in certe fasi per difendersi dai rientri di Max Verstappen. Invece ha fatto vedere di non essere capace di difendersi, di non avere la giusta aggressività in fase di difesa. Peccato, perché secondo me è un buonissimo pilota, ma ha dimostrato di non essere un pilota da top team, soprattutto nelle ultime stagioni in cui ci si sarebbe aspettato da lui una lotta più serrata per il mondiale nelle passate stagioni, e soprattutto in questa stagione ci si sarebbe aspettato una manforte più sostanziale nella lotta interna con Max Verstappen, soprattutto per rubare punti al pilota olandese a vantaggio del compagno di squadra Lewis Hamilton. Quindi 11ª piazza per Valtteri Bottas. 10ª posizione per Sergio Perez. Secondo me la posizione migliore in cui lo potevamo piazzare era proprio a metà classifica, perché non mi ha convinto in maniera eccessiva in questa prima stagione in Red Bull. Sergio Perez che ha dimostrato da una parte molta incostanza, alcune pecche ancora nella inesperienza nella gestione delle gare, dall'altra parte una capacità di difendersi, a differenza di Valtteri Bottas che si è posizionato una posizione sotto, una capacità di difendersi assurda. Secondo me è stato lui un fattore per la vittoria di Max Verstappen nel Mondiale Piloti. Sergio Perez in Turchia sotto la pioggia, sul bagnato, e nell'ultima gara di Abu Dhabi ha dimostrato una capacità di difendersi con aggressività ma con correttezza nei confronti di Lewis Hamilton, che secondo me ha dell'incredibile. Nell'ultima gara Verstappen, nel giro in cui Perez è rimasto davanti a Hamilton, ha guadagnato se non sbaglio 6-7 secondi. Per alcuni è stato antisportivo, secondo me trattasi di motorsport, perché Perez non dovrebbe aiutare il compagno di squadra nella lotta per il mondiale, visto che lui non aveva più niente da chiedere al mondiale, giustamente. Quindi Perez, pecche da una parte e grande capacità di difendersi, e poi un grande podio anche in Messico e in casa, non potevo non piazzarlo in 10ª piazza. 10ª piazza per il messicano Sergio Perez. In 9ª piazza posiziono George Russell. George Russell che ha avuto una prima parte di stagione sensazionale, da terzo posto secondo me, dietro i due inarrivabili. Seconda parte di stagione, da quando è stato annunciato in Mercedes, ha avuto un calo
di motivazione, molto probabilmente. Nella prima parte di stagione, qualifiche su qualifiche in cui si posizionava nel Q3, addirittura una seconda piazza sul bagnato a Spa-Francorchamps, che poi si è tramutata in seconda piazza anche in gara, vista la gara farsa durata due giri dietro la safety car, e ha conquistato una miriade di punti, ha sotterrato il compagno di squadra. Nella seconda parte di stagione, forse anche dovuto alla mancanza di aggiornamenti da parte della Williams, ma non ha più demolito l'avversario come ha fatto nella prima parte di stagione, per questo presuppongo che possa essere anche stato un calo di motivazione per George Russell. Per questo posso piazzarlo semplicemente al nono posto di questa classifica. In ottava piazza, a sorpresa probabilmente, sono ferrarista, ma in ottava piazza soltanto piazzo Charles Leclerc. Leclerc che ha avuto una stagione di alti e bassi, una stagione molto sfortunata anche nei confronti del compagno di squadra, ma è arrivato sotto al compagno di squadra in classifica piloti. E da Leclerc ci si aspetta sicuramente un altro passo. Speriamo che questa lotta interna con un Carlos Sainz che ha dimostrato di avere una costanza incredibile lo possa spingere a dare sempre di più, perché secondo me Leclerc è il designato per vincere il prossimo mondiale piloti in Ferrari, se la Ferrari riuscirà a costruire una vettura in lotta per il mondiale. Leclerc ha delle qualità incredibili per lottare con i due inarrivabili là in testa alla classifica, ma ci si aspetta assolutamente ben altro. Si sarebbe meritato una vittoria in questa stagione, in quel di Silverstone, in una gara che secondo me è stata un po' falsata dalla direzione gara per la vittoria di Lewis Hamilton, ma soprattutto il contatto con Verstappen, che ha buttato fuori Verstappen dalla gara, e poi una penalità nei confronti del britannico che non aveva senso. Quindi Leclerc in quella situazione si sarebbe meritato assolutamente la vittoria della gara, però ci si aspetta di più. Durante la stagione, nella costanza di rendimento del pilota monegasco, ci si aspetta assolutamente un altro passo. Quindi ottava posizione per Charles Leclerc. In settima posizione sono stato molto combattuto, perché settima e sesta piazza sono dei due piloti della stessa scuderia, dell'Alpine. Ma in settima piazza voglio posizionare Fernando Alonso. Stagione da rookie, possiamo definirla così, per Alonso. Assolutamente incredibile. Se fosse possibile dare il premio da rookie in questa stagione a un pilota che era la prima stagione magari da un po' di tempo in Formula 1, l'avrei dato sensazionalmente e assolutamente a Fernando Alonso, e non sono l'unico a pensarla in questi termini, perché secondo me ha fatto una stagione incredibile Fernando Alonso, soprattutto la difesa in Ungheria nei confronti di Lewis Hamilton, che ha garantito la vittoria al compagno di squadra. È stata favolosa, un Alonso che nonostante stia andando avanti con gli anni dimostra ancora una volontà, una rabbia, una cattiveria in pista assolutamente da giovane rookie, appunto. È riuscito a conquistare uno splendido podio in questa stagione, quindi una prima stagione di ritorno, terza esperienza in Renault Alpine per Alonso, assolutamente sensazionale. Però in sesta piazza voglio posizionare il compagno di squadra Ocon. Ocon è un pilota che non ho mai apprezzato, soprattutto per le sue vicissitudini in Force India Racing Point contro Max Verstappen, quando andava sempre a favorire la Mercedes, però sta migliorando tantissimo. Non ha assolutamente subito il passo del compagno di squadra, l'esperienza del compagno di squadra due volte campione del mondo, e questo è un punto a suo grossissimo favore. In più è riuscito a vincere la gara d'Ungheria con una splendida gara in cui ha dimostrato di saper gestire anche la pressione dovuta a Sebastian Vettel, che gli stava a lungo alle calcagna. E loro due sono i punti a favore di un Alpine che secondo me nelle prossime stagioni può migliorare veramente tantissimo. Quindi settima piazza per Fernando Alonso e sesta piazza per Esteban Ocon. In quinta piazza, Pierre Gasly che è in continua crescita, è un pilota secondo me sensazionale che ha la possibilità di lottare per dei mondiali, potrebbe avere la possibilità di lottare per dei mondiali con la vettura giusta, ha dimostrato una crescita incredibile nelle ultime stagioni in Alfa Tauri, tolte le pressioni della Red Bull, e sta dimostrando di volere e di meritare un'altra opportunità in un top team. Sono combattuto, ma probabilmente in Red Bull avrei deciso di riprendere lui come secondo pilota, perché secondo me ora, con l'esperienza maturata, potrebbe
dare filo da torcere anche al compagno di squadra. Non dico batterlo, assolutamente. Max Verstappen non si batte, soprattutto perché la vettura è costruita su di lui, ma Pierre Gasly potrebbe fare molto molto bene in una sua seconda esperienza in Red Bull. Quindi quinta piazza per Pierre Gasly. Quarto posto per Lando Norris. In lotta serratissima con il pilota che è arrivato in terza piazza. Già lo saprete naturalmente di chi sto parlando. Semplicemente Lando Norris ha avuto una prima parte di stagione sensazionale. In lotta, secondo me, addirittura con i due inarrivabili per la prima o la seconda piazza di questa classifica. Perché ha dimostrato una costanza di rendimento, un'aggressività, una cattiveria, sempre in lotta per i podi, incredibile. In parte l'ha persa nella seconda parte di stagione. Secondo me il danno ricevuto nella gara di Sochi, in cui ha rischiato fino alla fine di vincere la gara, lo ha ammazzato. È stata una bastonata troppo pesante, quindi nelle motivazioni ha avuto un calo incredibile Lando Norris, e infatti non è riuscito più a lottare per quelle posizioni come nella prima parte di stagione. Probabilmente anche la McLaren, che ha smesso di aggiornare la vettura, perché si è visto comunque un netto calo dopo la gara di Monza soprattutto. Ma Lando Norris, proprio per questo calo che ha avuto nella seconda parte di stagione, ben inteso, secondo me Lando Norris, se la McLaren dovesse tornare al top, ai vertici della classifica, sarà uno dei papabili campioni del mondo. Potrà lottare per i campionati del mondo per le qualità che ha dimostrato. Sta prendendo la McLaren sul serio, diciamo, sulle sue spalle, già alla sua età, a 23 anni in questa stagione. Nella stagione 2022 avrà 23 anni, è un 99. Quindi Lando Norris, solo per il calo che ha avuto nell'ultima parte di stagione, si merita la quarta piazza, a differenza di Carlos Sainz, che si merita la terza piazza per la costanza di rendimento che ha avuto durante tutta la stagione. Ricordiamolo, ha battuto Charles Leclerc nella classifica piloti, un predestinato, un pilota che dovrà lottare per i mondiali in Ferrari, naturalmente se riuscirà la Ferrari a concedergli, a consentirgli di avere una vettura per lottare per i mondiali, e lo ha battuto. Nonostante Leclerc, è vero, sia stato più sfortunato rispetto al pilota spagnolo, ma lui, Sainz, non ha subito il contraccolpo di una casacca pesantissima, la casacca più pesante nella griglia di Formula 1 per la storia del cavallino rampante. Ha conquistato 3 podi durante questa stagione, ma soprattutto una costanza di rendimento assolutamente incredibile. Secondo me la più grande sorpresa di questa stagione, non mi sarei aspettato questa costanza di rendimento, quindi Sainz a mani basse si merita la terza posizione, quindi l'ultimo gradino del podio. In prima e seconda posizione, ovviamente, i due inarrivabili. E non posso non dare prima posizione a Max Verstappen e seconda a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ha fatto, secondo me, una seconda parte di stagione sensazionale. Solo lui poteva riaprire una stagione che sembrava già segnata a 7-6 gare dalla fine, perché aveva un distacco importante, ha portato a casa vittorie su vittorie ed è riuscito a riaprire un mondiale e addirittura ad arrivare a un giro dalla fine con il mondiale in tasca. Poi lasciamo da parte tutte le lotte riguardo quello che è successo negli ultimi giri del Gran Premio di Abu Dhabi, perché non voglio parlare di questo, ma Lewis Hamilton nella prima parte di stagione ha sofferto. Mentre Max Verstappen, anche i numeri lo dicono, ha fatto una stagione incredibile, è stato di una costanza incredibile. Su 23 gare, se non sbaglio 22, ora non ricordo quante gare ci sono state in questa stagione, un'altissima percentuale di gare in cui è arrivato sempre a podio. È vero, ha una vettura costruita su di lui, ma anche Mercedes ha costruito la vettura sul suo primo pilota, su Lewis Hamilton, quindi in questo sono pari. Max Verstappen è riuscito a tirare fuori dalla sua vettura quel quid in più. È riuscito a vincere il mondiale, anche sicuramente grazie a fattori esterni, perché come vi ho detto in precedenza, Perez è riuscito a dare più manforte al compagno di squadra rispetto a quanto Valtteri Bottas non abbia fatto con il suo compagno di squadra. La Red Bull inizialmente forse non erano pari, era leggermente superiore la Red Bull, ma poi nella seconda parte di stagione Mercedes aveva un passo totalmente diverso rispetto alla Red Bull. Era Verstappen a dare quel quid in più alla sua Red Bull, ma la Mercedes era molto, molto più forte rispetto alla Red Bull nell'ultima parte di stagione. Per questo, anche per questo, Hamilton è riuscito a riaprire il mondiale. Ma per quella che è stata la classifica finale, per quello che è stato
la costanza di rendimento durante la stagione, prima posizione per Max Verstappen e seconda posizione per Lewis Hamilton. Con questo, ragazzi, abbiamo terminato questa classifica. Naturalmente fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con i miei pensieri, se siete in disaccordo. Cerchiamo naturalmente di mantenere la disputa su dei piani educati, perché mi piace discutere di motorsport in maniera educata, rispettando le opinioni di tutti gli altri. Non so naturalmente quanti commenti ci saranno sotto questo video, spero naturalmente possano essere tanti, ma che possa essere un dibattito costruttivo. Naturalmente lasciate like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti, soprattutto attivate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti riguardo le nuove uscite di questo canale. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento ai prossimi episodi, ai prossimi video sul canale. Sul mio canale, sul canale di Alas. Alla prossima. Ciao, Wheelers!